Secondo voi, no? Perché abbiamo messo una canzone Napoli, Napoli, Napoli? Perché di venerdì torna a trovarci Francesco Marcellini. Buongiorno Buongiorno! Antonella, buongiorno a Buongiorno! tutti. Ma noi solo tenim dentro, com'è Tutti in questa? marim, sì, è vero, Allora, buongiorno Francesco Marcellini, buongiorno a te. buongiorno al nostro amico in realtà di Franceschiello Eventi, perché viene sicuramente a raccontarci altre cose molto molto Eh interessanti. sì. No Lounge è il gruppo che abbiamo sentito Sì, suonare, abbiamo sentito suonare, cantare sì. un pezzo storico Storico, dici d'Angelo Puglia. Di chi è? Di Eh? chi è, dice D'Angelo Puglia? beh. Franceschiè, io Ma mi so devi che... mettere sempre in difficoltà tu. Fammi capire. No, perché comunque è un pezzo storico che cantano un Sì, po' sì. tutti, per esempio Gianni Conte all'interno dell'orchestra italiana di Renzo Arbore e tanti altri, e quindi pensavo conoscessi il nome dell'autore. Però andiamo a parlare di cose un po' più serie, tipo l'ospite Allora, che mi ha portato oggi. sai benissimo che ogni venerdì mantengo sempre la promessa di portare un ospite. Oggi ho portato un carissimo amico, nonché anche sponsor delle nostre serate. Infatti, l'ultima serata di Ecco. Aperi White Sayonara, se avete fatto caso alle divise dello staff, erano le magliette di voltitaliani.com. Quindi è qui con noi Marco Berilli. Buongiorno Marco Buongiorno, Berilli, buongiorno a tutti, come stai? grazie. No, benissimo, grazie. Allora, io indosso questa mattina una maglia di Volti Italiani, voltitaliani.com, fate un giro sul sito, perché che c'è sul sito, Marco? Allora, questo è un brand nuovissimo, ha 4 mesi di vita. Sono delle t-shirt dove ci sono rappresentati tutti i volti italiani famosi al mondo, quindi che ci hanno reso celebri al mondo. Faccio un esempio, ecco, della tua maglietta con Sofia Aspetta, te la Loren. faccio vedere. Stupenda, bellissima. Bellissima, con, Bellissima ecco, chi, scusa, Marco? bellissime, entrambe, È venerdì, Marco, non ci far caso. questo brand, appunto, adesso abbiamo 25 negozi in Italia, nonostante nuovissima come idea, ed è nata appunto come idea carina Esatto, come ti è venuto in mente in realtà? Ah, ho capito, c'è comunque una storia che tu hai visto in giro e hai detto, ma perché non fare con i volti italiani? Perché Esatto. magari qualcuno faceva già con volti Sì, no, Jim B. Perfetto. Morrison, BB, Lady Sì, Marilyn BB, Monroe, ecco, ecco. esatto. Io invece ho voluto rendere Omaggio omaggio, alla nostra esatto, bella alla nostra Italia. bella Italia. A me mi hai regalato la maglietta più bella con Massimo Troisi. Eh sì, Bellissima eh anche quella, sì. è stupenda. E devo dire che insomma di personaggi da mettere Dai, ne sulle abbiamo magliette ne tanti, ne abbiamo abbiamo tanti. tanti. I personaggi che hai preso in considerazione, soprattutto il primo che hai detto, vabbè, voglio andare in stampa con questo. Totò. Ah, Sì, beh. bellissima il Totò. Infatti, se ci fai caso, la Perry White, i ragazzi avevano tutti la Totò, è maglietta di vero, Totò, sì, che sì. che C'è una era... foto sulla pagina Franceschi e l'Eventi, stupenda. Francesco, non lo dire troppo perché in quella foto io non ci sto e quindi mi vengono i Ma nervi, tu capito? non c'eri No, perché che? non lo Sono so arrivata in orario, non puoi dire no, perché perché che? qualcuno ha detto che tu arrivi in No, ritardo. no, Non no, l'hai no, detto, però perché l'hai detto perché tu. non c'ero nella foto dello staff? Perché non lo so, non stavi facendo, non stavi Io nascosta. non ho parole. Senti, e poi altri personaggi grandi che hai messo, ma a parte Allora Sofia c'è Loren, da facci. Giorgio Armani, per dire, quindi Re Giorgio, ci sarebbe da parlare almeno un'oretta su Giorgio Armani, ma ce ne Sì. sono. C'è il Papa Francesco addirittura, abbiamo reso omaggio anche al Papa, perché Papa questa è carina. Francesco. Questo discorso del Papa Francesco l'ho messo perché mi è venuta l'idea di questi volti italiani. Appunto, una mattina, mercoledì mattina, che c'era l'udienza dal Papa, Sì. stavo andando in macchina mentre così pensavo, mi è venuta questa idea. Di conseguenza, non potevano omaggiare Papa Francesco. Beh, non è proprio un italiano, No, però però ormai è diventato, come se lo rappresenta, fosse, esatto. no? Ed è la maglietta più venduta all'estero Pensa momentaneamente, Papa te. Francesco, esatto. È Mentre una invece, genialata bravo, proprio. perfetto, sì. Speriamo non arrivi qualche denuncia da Beh, parte no, magari fagliela avere, Sì, lui potrebbe esatto, essere felice di questo. Più che altro, ma tu su queste magliette, fai prima una caricatura, da chi te le fa? Te le farà Allora, qualcuno, qualche artista? parte tutto da me, quindi faccio una ricerca fotografica, poi una ragazza, una grafica bravissima che mi aiuta a renderle così, quindi esclusive. Esatto, Sì, perché è bella l'esclusività, no, della esatto, cosa. perfetto. Sono delle immagini quindi dove c'è una lunga ricerca, però per il momento faccio tutto io perché questa cosa mi entusiasma alla grande. Poi vedere queste immagini appunto scelte da me, in qualche modo lavorate anche insieme a queste ragazze, vederle. Poi sono magliette
anche indossate, ecco, da Alessia Marcuzzi, che in qualche modo mi ha aiutato anche a lanciare il brand. Lei ha indossato la Versace. Uh-huh. La Vitti gli ho mandato anche. La Versace, visto. Aspetta, chi hai messo? Donatella? Donatella Versace, sì, esatto. Okay. Quella foto è particolarmente bella, ma sì? il Photoshop fa... Dovrebbe ringraziarti, la Donatella esatto, Versace esatto. di oggi dovrebbe esatto, ringraziarti. Sì. Ma in questo caso usi sempre il chiaroscuro, cioè bianco, sì, sì, e, sì, nero. Bianco e nero. Vedi, bianco per nero, Donatella sì, potevi fare sto biondo pazzesco. Però no, è piaciuta comunque anche a Donatella Versace questa foto, appunto. Bene, sì, visto, sì, visto. Ti ha contattato Donatella, ti ha fatto allora, tramite... No, tramite Alessia Marcuzzi ho saputo che, appunto, perché essendo un personaggio famoso ho bisogno di royalty e cose varie. Lei è piaciuta la foto, gli è piaciuta la frase che ho messo, che è anche carina, che dove c'è scritto su Donatella Versace, appunto sono frasi dette dai personaggi riportati lì. Lei dice: posso fare a meno di tutto tranne che devi tacchi a spillo. Ah, e quindi ecco, è carinissimo. Invece io ho la bellezza è come ci si sente dentro. E si riflette negli occhi. Sì, ecco, questa è Sofia Loren. Questa è Sofia Loren. Cosa, Francesco? No. Ecco. Quindi mo ti devo dare una frase, perché prossima uscita... Esatto, perfetto, sì, sarà la tua. Ecco. La tua... Io ce l'ho. Io ce l'ho. Non ce l'ho. Io ce l'ho. Ma teniamola in sospeso. No, no, io ce l'ho. Viva la ciocca. Noi vogliamo trovare una frase. Vogliamo la maglietta con viva la ciocca. Sì, un po' più seria. Magari anche disegnarla, va bene, no? È che degeneriamo poi a una certa ora. 11:29 in diretta con Marco Berilli, www.voltitaliani.com, Francesco Marcellini fra poco insieme a noi per altre cose. Mi fa tanto pensare all'estate scorsa, Maracanã e Mischilla. Io non so, insomma, se a voi fa lo stesso effetto, no? Per i mondiali. Sì, 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 vabbè, l'associo sempre a quel periodo. Che tristezza, sto mondiale, veramente. Allora, caro Francesco Marcellini, Decidengel Vuia è una disperata canzone d'amore, una dichiarazione d'amore di un uomo nei confronti della donna amata, resa in maniera indiretta. E vabbè, questa canzone, i primi autori ad inciderne una versione già nel 1930, sì, noi infatti, ancora oggi l'ascoltiamo con sì, un'emozione incredibile, furono Vittorio Parisi e Gennaro Pasquariello, penso forse poteva essere anche parente Franceschiello, che ne sai tu? Ecco, Pasquariello, la canzone entrò anche nel repertorio di Roberto Murolo, che la registrò sì, anche sì, in sì, duetto con Amalia Rodriguez, che forse è una cugina di Belen Rodriguez. Sì, sì, ovvio. Vabbè. Tutto una rendica. È venerdì, dai. Dai che è finita la settimana, dai. Non ce la posso fare. Allora, chi salutiamo? Una nostra amica? Sì, volevo salutare Luana, che mi ha appena scritto che dovunque... Brava Luana! Lei è dispensatrice... Sì. Dovunque entra, sente nominare Antonella Brava. Ciocca e Francesco Brava. Marcellini. Quindi significa che il Renove l'ascoltano tutti. Esatto. Sì. A proposito di sì, questo, voglio salutare una persona, vabbè, non so spiegare, Fausta e Camillo di Favale, tra Sant'Omero, Sant'Egidio. Senti, però noi abbiamo un amico sì, in comune da salutare. Sì, in comune? Il comune uguale, si ammetto di... Sì, sì. Gianfranco Berardini. Ma sì, Gianfri! Spero che ci... non so se ci sta ascoltando. Ma figurati però, quello con i giri mondiali che c'ha. Gianfra, ti sto chiamando da stamattina alle 9 per farti gli auguri di buon compleanno. Non mi rispondi. Rispondi al suo telefono. Ieri sera lui ha organizzato il concerto sì, degli stadi a Corropoli, sì, sì, ingresso so, libero, bellissimo. Chissà che orario piccolo no, ha fatto. No, è tornato tardi, già mi sono informato. Comunque, tanti auguri Gianfranco Berardinelli, buon compleanno. Esatto, tanti auguri Gianfranco Berardinelli anche da... Oh, potremmo pure fare una telefonatina che lo sgarriamo. Quasi, quasi. Facciamo scherzo. Dai. Tanto sicuramente allora... ci sta ascoltando, quindi. No, no, mo io organizziamo uno scherzo. Vai con gli eventi, Marcellini. Allora, volevo parlare di un nuovo evento in occasione di Cantine Aperte. Domenica 31 maggio presso la cantina Casimirri di Corropoli, Aperi Wine. Quindi facciamo sì, l'aperitivo tra le vigne. Sì. È una cosa bellissima. Contava anche Lanciotti. Sì, la scorsa in collaborazione settimana, con Lanciotti, collaborazione con Cantina Casimirri. Vi aspetto perché è una cosa davvero molto carina. Immagina nella cantina fare questo aperitivo con il solito nostro format esatto, di Franceschelle 20. Diciamo che è un aperistreet fatto in cantina. In cantina. Verrà fatto all'aperto, verrà fatto davvero
diciamo fuori dalla cantina, quindi poi si può fare anche il giro in cantina, quindi mettono a disposizione anche delle persone che fanno fare questo percorso di cantine aperte, certo. E col nostro format di Franceschi Leventi, quindi con tanto DJ, vocalist tra le vigne, quindi sarà una cosa bello, molto carina, quindi vi aspetto domenica 31 maggio. Senti, se dovesse piovere, sì, non voglio fare il gufo, però vediamo un attimo di spostare all'interno dello stabile della cantina. E poi? Poi va bene, la prima serata che inaugurerò, diciamo, no, l'11 giugno, quindi, l'11 giugno ci stavo arrivando, presso Pineta Savini di Lungomare di Roseto, il mio nuovo format che si chiamerà Fronte Mare, presso l'Oblò di Roseto. Che meraviglia! Dicono, sarà l'evento di riferimento dell'estate 2015 di Roseto addirittura. Fronte Mare, spero, anche molto elegante. Sì, Fronte Mare, si chiamerà Fronte Mare l'evento, tutti i giovedì sera di tutta l'estate. Bene, ci saremo. Una cosa bella sarà, ci sarà anche Radio Renove, verrà fatta in questa pineta di fronte al mare, quindi Oblò, puoi immaginare, Oblò. Oblò di Roseto. Vi aspettiamo, sì, non è così lontano Roseto. No. E poi? Poi il 13 giugno la grande apertura, Aperi Summer. Aperi Summer. Sposteremo, ecco, il nostro format di Sayonara, sì, quindi l'aperitivo all'aperto presso il Manacara Bici di Tortoreto, tutti, vabbè, il sabato sarà il riferimento del sabato, bello, con la nostra musica, il nostro aperitivo, partirà dalle 21, sì, bordo piscina pure, quindi aria d'estate, si spera nel tempo, quindi ragazzi, dopo l'estate scorsa, estate 2014, da dimenticare per la pioggia. Il 2015 sarà mucho calor, dai, mucho calor. Poi ti do anche un'altra data, in anteprima non sa nessuno, quindi no, 28 giugno la terrazza. Oh, finalmente ci siamo sbottonati. Franceschi e Leventi sarà presente la domenica, farò 4-5 date alla terrazza di San Benedetto. Sì. Con il nostro format. A partire dalle ore? Ma si parte sempre dalle 21. 21. Quindi, sì. La terrazza, San Benedetto. La terrazza, faremo, ecco, una cosa diversa, diciamo, perché la terrazza è il punto di riferimento, penso, di tutta San Benedetto per quanto riguarda il sabato, per quanto riguarda la serata. La domenica facciamo il nostro format, il format dell'aperitivo, il nostro format carino, con il live, diciamo, con la musica d'ascolto. Nella seconda fase della serata sempre il nostro, la nostra serata revival, quindi bene, con il riferimento di Radio R9. Avete segnato? Il 28, domenica 28 giugno. No, la cosa bella è che dovrebbero seguire anche la pagina Facebook, sì, R9 di New, sì, Radio, piuttosto che Franceschi alle 20, per, sì, essere, sì, sempre aggiornati. Vendita da qui nella zona, da Dodo Boutique ad Ascoli. E poi voltiitaliani.com, esatto, tutti i riferimenti. Perfetto, va bene. Grazie, okay, Marco Berilli. Ciao Francesco Marcellini. Ciao Antonella.